Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay di Cool Award. Oggi forse finiremo sto gioco. Proseguiamo. Allora, l'ultima volta mi ero lasciato qui perché non sapevo come fare. Vediamo se trovo un metodo. Allora, di lì sicuramente non devo saltare. Se qua salto, sicuro che non ci arrivo, già lo so. Se salto così per dritto, altrettanto. Il problema è che nello scorso video non capivo come potevo andare a finire là sotto. Però se cado dall'altra parte, forse c'è possibilità di farcela. Vediamo, aspetta. No. E allora? E il timer è finito già. Vediamo un attimo come andrebbe evolversi quella cosa. No, ma così neanche. Aspetta. Oh, non mi salta! Non come voleva saltare! Ma veramente, oh! Mi sta venendo il dubbio che alla fine ci siano poche cose. E qua ci arrivo? No. Allora forse ho capito, è una cavolata. Ciò che ho fatto da quella strada devo fare anche di qui. E chi l'avrebbe detto che era una... che era una cavolata. Allora, qui abbiamo... ho visto già la chiave qui, quindi e qui come ci vado? Ok, poi il problema sorge da lì. Allora, aspetta un attimo, da qui no, è un problema, no, da qua. Il problema è che io non posso tipo manco fermarmi. Ma come cazzo faccio? Come cazzo faccio io qua a rimanere vivo? È impossibile, è impossibile. No, vabbè, sono finito nell'altro. Non ci posso credere. Qua è un problemino, non di poco. Aspetta, ma... Se rimango... Se rimango...
Dicevo, se rimango nei bordi non succede, ma non è facile rimanere nel bordo. Guardate, io ho saltato di là prima, giusto? Ma cazzo, però dammi il tempo! Non mi dà manco il tempo! Aspetta, c'è. Fermati. Ma vaffanculo! No, non mi interessa. Oggi dobbiamo finire sto gioco perché ha rotto i coglioni sto gioco, veramente. Ma vaffanculo, puttana della puttana! E ti pareva, ora scoppia di nuovo. Non mi dà manco il tempo. Quando ci scommetto che devo saltare invece da quella parte. Perfetto. Adesso no, non è di qua. Come cavolo ci vado di là? No, così ci muoio. Come cavolo devo fare qui? Perfetto. Allora, si torna indietro qui. Ok, e ne ho fatti solo due livelli ancora. Ok, io ora parlerò troppo presto perché sembra facile, ma con quello che c'è lì sopra, secondo me non è per niente facile. Beh, vediamo. Andiamo così. Ora c'è un problemino, sicuramente. Ok. Perfetto. Ma basta, non ne posso più di questa cavolo di cosa che mi deve bruciare, oh. Mamma mia, che rottura. Qui come si fa? Il problema è che anche il timer cammina. E allora? Se non ci sono zone che devo ruotare, no, ma ci saranno perché. Oh cavolo, come cavolo si fa qua? Ma io angoli manco ne vedo. Oh merda, ho visto dove devo andare. Fermati, fermati, è la chiave qui. Stavolta col ghiaccio, bene. Abbiamo cambiato. Non mi sorprenderebbe se il prossimo ancora sia con le spine. Il problema è che si sci. No, qua posso andare comunque tranquillamente perché c'è la chiave, la moneta. Fermati.
Ok. Siamo sicuri che dietro non ci sia nulla. Ma sembrerebbe di no. E qua è una questione di capire che devo fare, perché non lo capisco io ancora. Allora, una delle chiavi è da quella parte. Là c'è anche una moneta. Allora. Mi trolla così però. Che devo fare? Non riesco a capire che devo fare. È un bel problemino. Anzi no, facciamo così, giriamo, giriamo. Ma non ce l'ho fatta perché dovevo capire, ma dovevo fare. E da là? Affanculo. Questo è il problema, che là c'è una moneta. Ecco cosa dovevo fare. Là c'è un'altra. No, 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 no. E come faccio qui? E come cazzo faccio a prendere l'altra? Non devo prendere la chiave a sto punto. La prendo lo stesso, cazzo. Come faccio? Come faccio? Letteralmente non ho idea per prendere quello. Li trovo giusto giusto in una cavolo di posizione che per me è difficile da poter valutare. Non lo capisco. E niente, lo fallisco di nuovo. Purtroppo lo fallirò di nuovo. Una volta che non so come cazzo devo fare. Forse da qui, ma. No, no, non lo so veramente. Non lo so veramente. Cazzo, è totalmente dall'altra parte. Come minchia ci arrivo là? Questa strada di qua non ha per niente senso, perché non mi porta da nessuna parte. E mi ha riportato dove cavolo ero prima. Tutta inutile. Aspetta, forse no. Cavolo, poi il problema adesso è. Cavolo,
Non l'ho presa quella capo di moneta. Aspetta, se non è quella la strada. Non ce la farò mai. Il timer, cavolo, il timer. Dai, 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 dai. Finalmente. Ok. Dietro non si può andare. Di qua. Ho paura se beccassi quelle cavolo di spina, di là non devo andare, quindi. No, vaffanculo. E ho dimenticato la moneta. Ti pareva, oh? Ci deve essere sempre un cazzo di intoppo ogni volta, veramente. Perfetto, a peggiorare stiamo andando adesso. Allora. Monete ce ne sono già due, quindi in teoria ne mancherebbe una che è là sotto, ok. Mi sembra troppo facile per i. Secondo me. Allora, di qui non posso saltare, manco ancora da qua, mi sa. No. Se salto da quel punto andrei sicuramente fuori. A logica dovrei saltare da quel pezzo di ghiaccio forse, ma neanche da là mi sa che ce la farò. Sto notando che da sotto c'è qualcosa però. Quel pezzo di qui. Questo pezzo come cavolo lo raggiungo? Forse da qui? Perché se andassi da qui. Aspetta da qua. No, non ci arrivo. Come cavolo ci arrivo? È quel cavolo di pezzo che c'è lì, il punto giusto. Altrimenti devo prendere una di queste cose che mi fanno rimbalzare. Forse ho capito come si fa. Forse. Spero di aver calcolato bene. Ok. Siccome ho visto che l'arrivo è da quella parte, mi sa che ho sbagliato.
come cazzo ci vado là? No, io ho bisogno di qualche minuto perché veramente non ci riesco. Non riesco a capire come cazzo devo andarci. Quanti cavoli di livelli mancano ancora? Ah, questo è l'ultimo! Bene. Questo praticamente è l'ultimo, non me l'aspettavo. Facciamo una cosa a questo punto, facciamo così. Devo rischiarle tutte a questo punto, di qua, in base a lei. Allora, questo di qua mi porta qui. E da qui non potrei penso di farcela, vediamo. Ovviamente no. E da qua neanche, perché qui mi porterebbe in questo. Mi sta sfuggendo qualcosa, veramente. Posso ricominciare, sì. Ma a che cazzo servono allora queste cose per rimbalzare? Non capisco, letteralmente non capisco. Aspetta. Ci stavo sperando che fosse così la strada, ci stavo sperando. A sto punto la logica sarebbe che dovrei rimbalzarci da quel lato, ma come faccio ad andarci da questo lato? È impossibile andarci da quel lato. Il problema è che rigira e rigira. Non mi fa andare di così, mi fa andare da quel lato così. Qualcosa che non quadra. Letteralmente non riesco a capire. Dagli altri angoli è impossibile arrivarci. Altrimenti. Qualche angolo di questo di ghiaccio c'è la possibilità di arrivare lì? Neanche, perché si trova a cazzarola a 2 blocchi di distanza. Letteralmente è impossibile. Non avrebbe senso che mi faccia arrivare fino a qui, non ha per niente senso. Non capisco,
Letteralmente non lo capisco. Cioè, questa strada qua è inutile perché qua mi fa solamente fare avanti e indietro. Non lo so, veramente, letteralmente io non capisco come debbo fare. Niente, non ci arrivo, non c'ho. Cazzo, c'è questo minchia di blocco in più. O è un errore del gioco, perché non è possibile, cazzo. Non riesco a trovare la direzione giusta. C'è sempre sto cavolo di blocco di differenza. L'unico che sporge è quella parte di lì, ma il problema è che quella parte di lì, anche se si può notare, non è abbastanza larga. Allora, io stoppo la registrazione perché veramente io qua devo per forza stoppare perché devo capire come cazzo devo fare perché qua ci perdo un'ora. Un'ora ci perdo come minimo per capire come devo fare perché non c'è un verso. Ok, non è facile, ma ho trovato una tecnica. Non è detto che funzioni sempre, però ha funzionato poco fa come, quindi. Perché purtroppo non. No! No. Dicevo, non ci sono altre soluzioni purtroppo. E allora ritorniamo di qua. La tecnica è scivolare praticamente. Così. Fermati. Ok, perfetto. Questo era l'unico metodo perché non sapendo non c'è modo. Perfetto. E abbiamo finito totalmente Kula World, finalmente. C'è questa parte di qua, ma questo comunque non mi fa scaricare altri livelli, questo comunque diciamo creati, però ripeto, siccome il gioco sembrerebbe stato disattivato per l'online, di conseguenza tipo non ci sono livelli. Accelerito shop. Ah. Questo ha sbloccato tipo altre cose per l'editor. Altri disegni, setting, non c'è nulla. Va bene, ok. Vi ringrazio per aver seguito questa serie. Se il video vi è piaciuto, mi lasciate un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!